Ciao, sono tutti, velocissima videoanalisi sullo standard Poor's 500, time frame daily, abbiamo inserito i nostri significati, vediamo come vi siano dei minimi ben cadenzati, con un minimo di tolleranza chiaramente, è quest'ultimo minimo. I cicli sono, possiamo considerarli annuali avendo una durata di 260 candele, quindi sicuramente possiamo considerarli degli annuali. E quello che è più importante in questo caso vedere è che l'ultimo ciclo, dopo averne avuti tre rialzisti e sottocicli, quindi la chiusura della prima metà del ciclo maggiore, questo verde, sottocicli, coincidono con dei minimi anch'essi, sicuramente, guardate qui, guardate soprattutto gli ultimi minimi, coincidono anche sottocicli, dicevo, con dei minimi chiari, puliti, quindi confermano la probabile validità di questa impostazione ciclica. Quindi quello che a questo punto ci interessa è dire che questo è il minimo di partenza del ciclo annuale in corso ed è chiarissimamente stato rotto al ribasso, quindi molto probabilmente il ciclo attuale dovrà chiudere più partito appunto secondo le regole di analisi ciclica. La chiusura è prevista per il mese di fine aprile, inizio maggio. E quindi tutto quello che stiamo vivendo adesso è probabilmente un rimbalzo, anche se molto forte, dovuto al fatto che la discesa era stata violenta e ripida, sia al fatto che stiamo vivendo anche adesso la stagione delle trimestrali in questo periodo. È interessante vedere come però proprio i livelli attuali, e qui passiamo a analisi tecnica di base, i livelli attuali siano resistenza. Anche se a voler massimi come spalla segnali cicliche prevedono in teoria ancora qualche giorno di rialzo, per cui mi aspetto che magari questa resistenza potrà essere anche rotta, magari anche forzata, per andare poi a prendere quella che è una resistenza sicuramente altrettanto, forse anche più importante, eccoci qua, in area 2760. Comunque sia. Quello che a noi serve per il trading di breve e medio periodo è sapere che il ciclo attuale è ribassista e quindi attendiamo un eventuale ultimo allungo per poi cercare nelle prossime sessioni una candela o un pattern, ancora meglio di stampo ribassista, per vivere in sincronia ribassista dei tre cicli in movimento probabilmente, possibilmente discendente. Per cui, come operatività sull'S&P 500, mi attendo appunto ancora forza per qualche e poi attendiamo in quest'area sopra i 2700 possibili pattern ribassisti da tradare in ottica short. Un saluto a tutti, buon lavoro.